Ciao ragazzi, bentornati anche oggi alla Bonarena. Allora, piccolo lavoretto, piccola casa banca. Questo lavoro ci è stato commissionato da Giusy. E niente, andiamo avanti, vi faccio vedere la semplicità di fare una casa banca e poi i giudizi a fine video. Seguiteci fino alla fine. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Dopo abbiamo intagliato il frontale e i due laterali, a farmi una fresata per inserire il fondo della casa panca e anche lo schienale. Un schienale da 8 mm in multistrato. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Allora, questo è il piano della casa panca. Ora lo riquadro per far arrivare uno spessore da 4 cm, poi taglierò una fetta dove andrò a inserire le cerniere a biscotto.
cacciapanca è stata fatta. Ovviamente qui, come avete visto, ho bordato a mano con una fascetta da uno spessore di 5 mm perché deve essere tutta accompagnata in abete massello. Qui la fascia è più larga perché ovviamente la taglierò dove andrò a inserire 3 ceniere biscotto. Io mi sono già fatto la sagoma con la matita e adesso con la fresa della matita, una fresetta piccolina, non vado altro che farla fare lo scanso dello spessore. Ovviamente io lo faccio a mano. Per fare un lavoro fatto bene bisognerebbe fare anche la controsagoma, ma se avete la manina ferma, precisa, lo potete benissimo fare anche a mano. Andiamo a vedere. Dopo aver dato il colore, quel bianco ghiaccio, per dare l'effetto di uno spazzolato, legno e colore, andrò a carteggiare con una carta da 120. E dato l'effetto colore e legno bello spazzolato, andiamo a bloccare il tutto con una vernice trasparente. Due mani e il lavoro è finito. Andiamo a verniciare. Ricordo che questo video è stato in collaborazione con Giusy, che ci ha dato questa simpatica cassapanca da fare, e noi ci vediamo a breve.